Io ho iniziato a scrivere il primo romanzo proprio per provare a non solo raccontare un disagio. Era successo un fatto nel paese dove vivevo che mi aveva molto impressionato, un fatto bello, è scritto nel romanzo, è un fatto di violenza di genere, un uomo che, una coppia che pensavamo essere una coppia stabile, in realtà poi si scopre che questa coppia non era assolutamente stabile, che all'interno delle mura domestiche succedeva di tutto. La storia viene alla luce, però dopo un percorso, dopo qualche anno, questa coppia ritorna insieme. È una cosa sorprendente, è una cosa che nemmeno io come frate ero mai riuscito a fare, accompagnare anche qualcuno a ritornare ad una storia, a trasformarla. E quindi mi servivano due mondi che fossero diametralmente opposti. E quindi il mondo della ragazza che si avvicina alla conoscenza, alla cultura per un fatto un po' particolare, per un fatto subito, no? Il fatto di essere rimasta orfana di sua madre in giovane età e aver ereditato quasi la sua biblioteca, lei per recuperare questo contatto con sua madre ha bisogno di rileggere i suoi libri, e la lettura gli permetterà di fare quell'esperienza di conoscenza, di spostamento, di migrazione e poi di ritorno sempre nella sua città. Dall'altra parte mi serviva un personaggio che invece non aveva mai fatto ricorso alla cultura, o meglio, che veniva da un'altra cultura, la cultura violenta, la cultura volgare, la cultura quella più delinquenziale, e che io ho conosciuto perché io sono foggiano e per 25 anni ho vissuto a Foggia, ho vissuto quella Foggia che racconto nel romanzo, quella Foggia che, ahimè, dopo 30 anni, sembra non essere.